Ciao ragazzi. Ciao. Allora, siamo qui oggi per un altro unboxing. Un unboxing di quelli da sfregarsi le manine. Attesissimo. Attesissimo e di un gioco che merita veramente tanto. Che aspettiamo, diciamo. Quindi vado a prendere il piano di sotto. Piano di sotto. Il gioco di oggi è Elysium. 2-4 giocatori della Space Cowboys. Bravissimo, distribuito da Asterion. Noi indugiamo, andiamo subito a vedere i componenti e ci vediamo dopo per le considerazioni. Vai, ciao. Andiamo ad aprire. Non mi piace perché la scatola è più in basso. Un sacco di roba da defustellare. Cominciamo. Attenzione, le pagine, scusate, ma sono doppie. Poi poi defustelleremo. Ma quanta roba. Ok. Ok. Sto attento che basta un dito che si toglie tutto. Ok. Finalmente vediamo il primo regolamento. Io un bel po' di pagine. Non molte, potrebbe essere un gioco lungo. Sono simboli greci. Simboli greci, esatto. Guida alle carte. Scatolona. Una fantastica scatola. Oh mio Dio. Pedine. Morpedine. Morpedine. E carte. Morcarte. Morcarte. Altro? No. No. Perfetto. Mm? Vi dico che è tutto qua la. L'unboxing. Ora ragazzi andiamo a vedere come va adeguatamente richiusa la scatola con tutti i suoi componenti. Technologic. Technologic. Quindi, questo era Elysium. Facciamo qualche piccola considerazione prima di dare il solito voto finale. Allora, l'abbiamo detto anche prima, lo ripetiamo, 2-4 giocatori. Il gioco è una categoria, diciamo, di giochi più complessi, esatto. Ok? La scatola consiglia un 14 più, riferito all'età ovviamente dei giocatori. Perché questo? Perché comunque sia. Andiamo con ordine. Il gioco in sé per sé ha una meccanica molto fruibile e il regolamento è anche molto semplice. Imparerete subito a giocare. Il problema è che nel gioco potete adottare diverse strategie, quindi il gioco è piaciuto. Io faccio la solita considerazione: per ogni scatola che apro la trovo così ben fatta. Sì, assolutamente sì, la scatola è ben fatta, vanno fatti i complimenti alla Space Cowboys e alla Asterion che l'ha distribuita. Assolutamente sì, non è facile di questi tempi trovare delle scatole ben organizzate. I complimenti gli vanno fatti anche però per la componentistica e per la grafica. La componentistica sono dei materiali comunque sia duraturi, dalle stesse carte che non sono proprio quelle più sfaldabili, esatto. Più degradabili, ai totem di legno. Esatto. E complimenti per l'azzeccata scelta dell'ambientazione. Personalmente assolutamente, ci sta bene. Assolutamente, assolutamente c'è tutto. Non solo, tutto questo ad un prezzo mi verrebbe molto più che competitivo. Esatto. Perché siamo su una fascia di. Potete trovarlo dai 30 ai 40 euro se siete fortunati. Quindi insomma, assolutamente abbordabilissimo. Abbordabilissimo. Potete comprare subito e giocare con i vostri amici. Assolutamente. Voto finale? Allora io qui mi sento di dare un 7. Non perché non meriti di più,
però conoscendo altre tipologie di gioco sì, voglio dare quel punticino forse un po' ok più basso. Ok, è comunque una buona sufficienza. Sì, sì, io forse mi sarei avrei anche usato su qualche mezzo punticino in più, però comunque sia un gioco assolutamente consigliatissimo. Su queste parole noi chiudiamo il nostro video. Mi raccomando, se non siete iscritti, iscrivetevi, spolliciate e condividete il nostro video e seguiteci anche su pagina Facebook e gruppo Facebook. Quindi per oggi è tutto, vi salutiamo. Buongiorno, alla prossima, a tutti. Buon gioco. Ciao. Ciao. Tiriamo insieme il suo tipo ballete. Il prossimo gioco volete che sia questo? No! Ciccino!